Ragazzi, bentornati sul canale di Grounded Italia. Siamo qui anche questa settimana con un nuovo video. Oggi andiamo un po' a vedere dove trovare tutta la quarzite, dove sono i migliori spot per andare a farmare un po' di quarzite, perché se avete visto nei video precedenti come si modificano le arvi, o lo avete provato anche voi sulla vostra stessa pelle, abbiamo bisogno di una montagna di quarzite. È vero che le armi si portano fino al livello 5 con la quarzite, poi si possono andare a modificare aggiungendo dei bonus con le varie zollette di materiali che si possono creare nel forno, però per portarle fino al livello 5 serve veramente un bel po' di quarzite, soprattutto se utilizziamo come il gioco ci porta a fare diversi tipi di armi. Quindi andiamo un po' a vedere dove possiamo trovare delle quantità veramente importanti di quarzite. Come avrete capito, siamo vicino alla zona contaminata, più o meno dove c'è la bombola del gas. Più precisamente andiamo a vedere in queste zone dove si sono formati i crateri, perché al loro interno potremo trovare delle vere e proprie miniere. Come vedete qui sotto, ora scendiamo e andiamo a dare un occhio. Come vedete, quarzite. Quindi andiamo a prenderne un po'. Ecco qua. Allora, qua siamo ancora all'inizio. Proseguendo sempre per questo cratere, vedrete che troveremo una quantità importante. Quindi si iniziano a trovare i primi pezzi. Vi insegno anche un piccolo trucchetto su come andare a farmarli, perché più velocemente. Come sapete, il martello è un po' più lento rispetto alle altre armi, vedete. Però se noi andiamo a eseguire una parata, ecco, adesso ho già rotto il primo pezzo di quarzite. Andiamo a farlo su un altro, anche qui vedete, altra quarzite. Andando a effettuare una parata, potremo velocizzare di molto i colpi del martello. Quindi lo possiamo fare sia per farmare la quarzite, sia per utilizzarlo in combattimento per sbloccare la mutazione connessa alle uccisioni effettuate con il martello. Proseguiamo sempre nella zona contaminata. Passiamo al prossimo cratere. Vedete, qui ce n'è un altro. Scendiamo. Anche qui un'altra zona molto ricca. Qui troviamo anche una mentina. Proseguiamo. Qui c'è una piuma, altra quarzite. Andiamo alla prossima. Altro spot in questa zona della mappa, vicino alla casa. Altro cratere. E altra zona di loot impressionante di quarzite. Guardate qui quante ne possiamo trovare. Altri spot interessanti per la quarzite sono i formicai, il vecchio formicaio che troviamo vicino, no, macchina misteriosa, che troviamo vicino alla quercia, all'incirca in questa zona. Io ora qui non l'ho ancora sbloccato. E il formicaio delle formiche rosse, una zona altrettanto buona per andare a farmare la quarzite. Quindi, per prepararci al meglio, con tutte le armi maxate, portate a livello massimo, almeno a livello 5, poi andandole a modificare con i bonus, ci prepariamo per l'arrivo imminente, si pensa verso fine mese di gennaio, del nuovo aggiornamento che riguarderà le termiti. Quindi state sintonizzati sul canale, perché la settimana prossima andremo a
vedere per bene, analizzare per bene il trailer che Obsidian ci ha regalato questa settimana sul nuovo aggiornamento. Quindi io, ragazzi, rinnovo l'invito a seguirci su tutti i nostri social, da TikTok a Discord a Twitch. Li potete trovare in descrizione sotto a tutti i nostri video. Io vi aspetto, come sempre, la settimana prossima per il nostro video settimanale. E ora vi saluto, ci vediamo. Ciao ciao!